15 ottobre 1946, la notte che precede l'esecuzione capitale per impiccagione, decretata dal tribunale di Norimberga, Hermann Göring si toglie la vita. Il gerarca di Hitler, principale ideatore dell'Olocausto e successore designato del Führer, ingerisce una fiala di cianuro e poco prima ricorda al direttore del carcere: non dimenticate che avete a che fare con figure storiche. Il giorno prima di essere impiccato, come deciso dal tribunale di Norimberga, Hermann Göring si uccide avvelenandosi con il cianuro. Göring era stato uno degli esponenti di punta del regime nazista, era stato colui che aveva operativamente dato l'avvio alla soluzione finale degli ebrei. Aveva chiesto al tribunale di Norimberga di essere fucilato. La sua richiesta era stata rifiutata e, per ragioni ancora misteriose, riuscì a procurarsi una dose di cianuro con cui pose fine alla sua vita. Negli ultimi giorni dell'agonia, Hitler ordina l'arresto di Göring, che dalla ridotta di Berchtesgaden gli chiede se deve considerarsi ancora designato alla successione. L'arresto non è eseguito perché siamo all'epilogo. È l'8 maggio 1945. Göring è catturato dagli americani. È stata respinta una sua richiesta di resa al generale Eisenhower. È un tenente di New York, Jerome Shapiro, che si prende cura del prigioniero storico. Göring può incontrare i giornalisti davanti ai quali difende il proprio passato e ai quali rivolge un monito contro il pericolo bolscevico. Poi Norimberga. I medici hanno disintossicato Göring, le cui condizioni di salute sono migliorate. I misfatti nazisti sono dimostrati. Nessuna giustificazione storica può essere logicamente accolta. Per Hermann Göring, il numero uno dei supremi gerarchi nazisti, il verdetto per i crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità è di Tod durch den Strang, morte per impiccagione. Göring chiede di morire davanti al plotone d'esecuzione. Neanche questo è possibile. Due ore prima di essere condotto al patibolo, Göring si uccide con una fiala di veleno, sfuggita a tutte le pur severe perquisizioni. Il giudizio su Göring era e resta inscindibile da quello sul nazismo. La tirannide ammette soltanto corresponsabilità.